Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo brevissimo video tutorial. Oggi andremo a parlare di Adobe Premiere e andremo a scoprire una semplicissima funzione che però di default non è tra virgolette attiva o mostrata, che quindi può creare un leggero panico per gli utenti che sono alle prime armi con questo sofisticato programma. Dico sofisticato perché comunque ha tantissime funzioni che se non ci si prende bene la mano all'inizio può un po' spaventare. Comunque, oggi andremo a vedere come si abilita la visione dello spettro o della forma d'onda, chiamatela come volete, di un file audio. Per semplicità, adesso vi mostro prima su Audacity cosa intendevo per forma d'onda o spettro, ma sicuramente se siete dentro a questo video sapete già che cosa state cercando, però per chi non lo sapesse, qui nel file audio che vi mostro ho registrato prima un semplice audio con il microfono dicendo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora lo metto in play giusto per farvi vedere. 1, 2, 3. E come vedete, insomma, quando io parlo, la forma d'onda si amplifica e poi quando c'è il silenzio notate che si appiattisce. Ovviamente c'è un po' di rumore perché il microfono che sto utilizzando non è di grandissima qualità. Spero in futuro, con il supporto che mi date con il canale, di poter fare un piccolo upgrade. Però ecco, perché ci dovrebbe risultare utile abilitare questa funzione su Adobe Premiere? Semplicemente perché quando uno va a fare dei tagli video, quando appunto ci sono dei silenzi che vuole eliminare, senza che va a riascoltare tutto, diciamo, il segmento che gli interessa, quando vede che appunto ci sono dei silenzi così, ad esempio da qui a qui, sa che lo può eliminare senza problemi. Ma adesso, avendo fatto questa piccola teoria, andiamo a vedere come si fa su Adobe Premiere. Allora, inseriamo il file che ho registrato prima. Eccolo qui. Se voi vedete a fianco alla scritta audio 1 c'è un piccolo triangolino che, cliccandolo, voilà, vi mostrerà lo spettro del vostro file audio. Quindi, facendo sempre un breve esempio di quello che volevo intendere prima, se io voglio cancellare appunto dei punti dove c'è il silenzio, so che da qui a qui ad esempio non ci sarà nulla e anche qui non ci sarà nulla, e quindi il risultato sarà un file audio senza silenzio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ed ecco qua ragazzi come può risultarci utile abilitare la forma d'onda su Adobe Premiere. Io spero che il video tutorial vi sia stato d'aiuto e vi sia piaciuto. Se c'è qualche domanda in merito, ma anche se in questo caso non credo, fatela pure. Vi ringrazio per la visione e alla prossima. Ciao!